Ci vogliamo tra noi, così sì, come... un po', vabbè. Paola Lavini da Maranello, mi ricorda qualcosa questo Maranello? E infatti sono una Formula 1 vincente. Ci sei mai andata a vedere, sì, qualche prova a Maranello? Guarda, c'è un ponte su Maranello da cui si può vedere tutto, il ponte. E da lì si fermano camion di tutto, di più, per vedere la Ferrari sopra, no? Quasi. No, perché no, pure spionaggio pure. McLaren. Altra domanda? Siamo con un'attrice, l'avete visto già dalle prime espressioni, Paola Lavini. Non te lo ricordavi, eh? No, no. Per andare sicuro, me lo ricordavo, però ho detto per non sbagliare, facciamolo dire sempre alla... Tu sei invidioso di me? Sì, come va? Non solo perché sono di Maranello, ma perché ho tanti capelli. Brava, però ti chiami come me, prima mi chiamo Paolo. Paolo, piacere, Paola Lavini. Simpaticissima, attrice di cinema, teatro, e non solo teatro, musical e anche fiction, insomma. Improvvisatrice, si vede che sei una che mi piace, sì, sì, tutti di lei. Pensate che è esperta anche di luci, siamo in un posto un po' buio. Ha detto: tu che sei esperta di luci, dai, subito, certo che c'è, e al volo ha installato le luci, no? Io ho chiamato quell'omino lì, che tecnico. È un tecnico che è stato. Che ringraziamo. Poi gli offriamo il caffè. Allora, Paola. Paghi te? Sì, certo, finché è il caffè sì. Ascolta, Paola. Allora, mi dicevi cose serie. C'è un, ecco, un film che sta andando bene, qui hai... Allora, Anime Nere, perché ho recitato in calabrese, perché delle origini, vedete la faccia, che non è proprio del nord, vero? A Canza capisce più niente. Ma imito i dialetti, la Calabria ormai mi ha adottato. Anime Nere di Francesco Munzi, che è andato al Festival di Venezia, ma poi, oltre ad andare bene nelle sale, che è stato intorno a novembre, dicembre, è in giro per il mondo e non solo, l'hanno acquistato in America, in Canada. Anime Nere, di che parla? Parla dell'Andrangheta, è la storia di due famiglie in particolare, cioè di due, è un western calabrese girato in Aspromonte, e i protagonisti sono tre fratelli che rappresentano tre diverse realtà. In che periodo è ambientato? No, in giorni notte, perché esce da, tra l'altro, da un... western nel senso inteso come sparatorio? Ecco, si spara di brutto. Mi sembra che proprio stasera, purtroppo, la mafia, perché è mafia l'Andrangheta, sì, sì, e banda della Magliana eccetera, è oggetto, va di moda non soltanto nella realtà ma anche nella fiction, perché stasera mi sembra, mi sembra sulla Rai o Rai 3 parte Gomorra, la serie di Gomorra, vero? Sì, che sempre riguardo, infatti hanno detto di Anime Nere, che era il Gomorra che è girato, Gomorra calabrese. Brutto. No, Anime Nere in realtà è un film d'autore di Francesco Munzi, molto bravo. Chiaramente parliamo di tematiche che ci riguardano, perché siamo famosi in tutto il mondo per questo, ma anche per altre cose. Chiaramente sono delle realtà talmente italiane che, insomma, all'estero sono molto apprezzate. Esistono, ci sono, ma non solamente nel sud, perché sappiamo che è arrivata anche al nord. È un po', se posso essere un po' pungente, ce l'abbiamo un po' tutti dentro questo tipo di corruzione. È vero, il fatto di: hai visto qualcosa? Scusa, lì mi hanno urtato la macchina. No, io non ho visto niente. Sì, l'omertà, assolutamente. L'omertà è un qualcosa di italiano. Ce l'abbiamo è un po', vero, tutti. Infatti, vabbè, però lasciamo, non diciamo, evadiamo. Vedi? L'omertà, quanto sei omertoso? Omertoso? Io non so. Ma è vero, di dove sei tu? No, io sono romano, però di origini. D'adozioni. Dai capelli si vede. Benevento, sì. Pensa. Ecco, qui c'è anche il telefono che squilla. E aiuto. Scusate, diretta, stacchiamo un attimo. Qui sto facendo intervista, che c'è? Ma te vaga? No. Vabbè, niente. Allora, facciamo. Chiudiamo un attimo, va bene così, chiudiamo l'ultima battuta e chiudiamo, vai. Allora, quindi abbiamo parlato di quella cosa, poi lo taglio, vuoi dire qualche cosa? Quello che sto facendo. Sì, vuoi fare una cosetta di teatro, così, una scenetta, un pezzettino. No, potrei cantare una cosa, canto. Allora, te lancio o vai da solo? Allora, io ho allontanato intanto il presentatore, perché voglio dedicargli una canzoncina. Più lontano mi stai, più vicino ti sente, chissà chi sta momento, tu a che fai.
Ciao, da Paola Lavini, perché faccio tutti i dialetti, avrete capito, dal materano, perché sta per uscire un film girato giù a Matera che è una 10.000 lire, è il calabrese, anime nere, corpo celeste e quant'altro, e quest'anno ho lavorato con Marco Pontecorvo, con protagonisti Lillo e Luca Zingaretti, sarà una commedia molto divertente, con John Turturro e un altro grande, Paolo Cevoli, romagnolo, e lì siamo andati direttamente a casa, cioè Mamaranello, insomma un po' di adozione, che quella Romagna che tutti conoscono, dove uscirà un film che sarà Soldato Semplice, è l'opera prima di Paolo Cevoli. Faccio molto musical, venite a vederci a teatro, andate al cinema, alimentate l'arte, perché secondo me l'arte salva la vita. Il fonico non mi sta più ascoltando, aspetta, la luce da questa parte, sto facendo tutto da sola, insomma mi autocensuro anche dopo. Ciao a tutti, ciao! Paola, sei troppo forte, mi dicono da queste parti. L'arte è questa, improvvisazione. Assolutamente, io adoro. Io sono un jazzista. Cioè,